ringrazio, siete più numerosi del solito. L'importanza di questa indagine è sottolineata anche dalla presenza del generale Angelo Santo, comandante del ROS, del colonnello del comando provinciale di Crotone, del rappresentante di Europol, di ICAN, e dal rappresentante del BKA, che è la Polizia Federale Tedesca. Oggi sono stati arrestati 41 presunti innocenti per reati che vanno dalla situazione in stampo mafioso all'omicidio, all'estorsione, corruzione e tutta la gamma dei reati che riguardano in particolare la pubblica amministrazione. Un'indagine lunghissima e complessa, alcune parti di questo filone sono stati portati avanti dalla Polizia di Stato, dalla squadra mobile di Crotone, dalla DIA di Catanzaro, ma poi per mancanza di uomini non hanno proseguito questa indagine. Quindi mi sono rivolto al generale Angelo Santo per spostare una liquida significativa di uomini, perché noi in questa indagine si è lavorato su oltre 100 indagati contemporaneamente, quindi con attività tecniche di pinadinamento, fotografie, quindi un'indagine estremamente complessa. Poiché ci siamo trovati davanti un'andrangheta di serie A come quelle dei Papaniciari, ci siamo trovati davanti a gente esperta, ad una pubblica amministrazione corrotta e permeata che hanno condizionato le scelte amministrative in modo significativo e pesante, in particolare nell'area di Crotone, cioè tutta la pubblica amministrazione della provincia di Crotone, del comune di Crotone e tutti quegli enti, ad esempio, che hanno interessato di pulire, di togliere l'amianto nell'area industriale di Crotone, o i soldi per ristrutturare la parte di Capocolonna, ma e tutti gli appalti in un arco di tempo che va dal 2014 al 2020, vediamo questo rapporto continuo tra la politica, tra i pubblici amministratori e faccendieri, che non solo in cambio si interessavano a trovare pacchetti di voti in cambio di appalti, in cambio di assunzioni, in spregio a qualsiasi regola, a qualsiasi norma, con una facilità, nonchalance e arroganza nella gestione della cosa pubblica.